piuttosto che in casa, lontano da Pinovo, ha ottenuto due vittorie con due pareggi e nessuna sconfitta, mentre il rendimento casalingo è meno positivo per la formazione di Baldini. Si comincia con l'Empoli che cerca subito di lanciare il primo pallone verso il pallone, però ci pensa Hans Nicolussi Caviglia che fa ricominciare la Juventus, tocco d'esterno di Petrelli per Fagioli, vertice dell'area, Fagioli si ferma, rientra sul destro, prova a calciare Nicolò Fagioli, 1-0 Juventus, terzo minuto, Empoli 0 Juventus 1. Bellissima, bellissima invenzione di questo ragazzo Fagioli, anno 2001, che aveva fatto già prima una bellissima giocata, entra, vedi come dalla sinistra cerca di entrare dentro, la porta sul suo piede destro e poi d'interno piede la mette sul secondo palo dove Saro non può assolutamente pensare. In percussione sulla corsia laterale, verticalizza per Moreno che controlla, lo spagnolo appoggia in mezzo per Nicolussi Caviglia, limite dell'area di Gironi, Nicolussi Caviglia, conclusione! Nicolussi Caviglia, 2-0 Juventus, che gol, palla nel 7, raddoppio bianconero dopo i due gol segnati in Youth League, ancora Nicolussi Caviglia in un grandissimo momento di forma. Ma l'ho detto al principio nella presentazione della squadra, quando Berretta, palla restituita ancora al numero 7 che arretra, poi apre questo pallone verso destra dove c'è ancora Montaperto che punta gli avversari, allarga su Donati, il cross di Donati e il gol di Said. L'Empoli riapre la partita con Mohamed Said, 2-1 Juventus al 14°. Te l'avevo detto che i consigli Baldini erano i giusti perché è la terza volta, una volta su palla inattiva, una volta su un cambio di gioco di Berardinelli e Said, quarto gol stagionale, ora riapre una partita che penso che sia molto interessante da vedere. Aveva segnato l'ultimo gol, la difesa juventina riesce a spedirla fuori dall'area di rigore. C'è il tentativo di Fagioli che poi si libera del pallone ma sbaglia perché lo regala ancora agli avversari e la conclusione di Ricchi termina fuori non... E Fagioli addirittura è tornato a prendere la palla davanti alla difesa, che è la dimostrazione che la Juventus non riesce. Ecco un'azione pericolosa di Montaperto. Azione Montaperto, si gira, caccia con il sinistro e manca di un soffio il bersaglio. Ora Jakubovic, limite dell'area di rigore, allarga il pallone per Said. Said punta a Makun, vuole rientrare sul sinistro, poi lo rimette per Montaperto. Montaperto ancora! 2-2, il pareggio dell'Empoli. Montaperto, l'ex Juventus, riporta la partita in parità. Bravissimo Montaperto, giocatore straordinario con delle qualità che, come dicevi te, anche a Genova ha fatto vedere sia in fase difensiva che in fase... A destra su Bandera che di prima intenzione va proprio da Portanova, palla buona in area di rigore per Moreno che rientra sul mancino, poi calcia, si oppone Saro con un grande gesto a questo pallone, poi toccato anche da Portanova, ma è ancora l'Empoli che ne mantiene il possesso, arriva Portanova però e poi lancia nello spazio Moreno solo davanti al portiere, 3-2 Juventus, il gol di Moreno riporta avanti i bianconeri al minuto 52. Non avevo dubbi, Matteo, l'apporto che sta dando Manolo Portanova, un'altra, ha riconquistato palla nella sua metà campo, ha puntato la squadra avversaria e ha messo davanti al portiere a Moreno che con un collo pieno bellissimo a rasoterra ha incrociato e dove Saro non può assolutamente arrivare. Il primo gol nel campionato lo sta facendo abbastanza bene. E adesso è Petrelli in mezzo a due giocatori avversari, si gira benissimo Petrelli, Saro dice di no anche a lui, ma che subito Said uno contro uno con Capellini, Said lo supera, può attaccare il fondo, cross basso di Said, la conclusione di Jakubovic, grande risposta di Loria, sfila via all'inseguimento, vanno un paio di giocatori empolesi che riescono a tenere in campo la sfera, contro cross in area di rigore, c'è Jakubovic, il gol! Jakubovic, l'Empoli la rimette ancora in equilibrio, 3-3 a Monteboro. Veramente Matteo non riesco a capire la difesa bianconera, non riesco per mentalità a vedere questa superficialità, lasciando non solo giocatori liberi dentro l'area di rigore, ma assolutamente negli ultimi 20-25 metri ci deve essere una marcatura. Vedo molto, molto giusta la scelta dell'allenatore toscano. Colpo di testa da parte di Montaperto, ultimi 21 minuti di partita, ci prova subito Ricci che carica il destro, che gol, Empoli avanti a
10, piega il portiere Loria, Empoli avanti 4-3 sulla Juventus. Bellissima, complimenti alla personalità e al carattere di questi ragazzi che non dimostrano la classifica che hanno. Ti avevo chiamato Ricci dal 42esimo del primo tempo quando in mezzo al campo c'era bisogno di un giocatore delle sue qualità ed è entrato e dopo neanche due minuti ha trovato. Che serve Bandeira va da Portanova di prima intenzione per Moreno, fermato fallosamente a pochi centimetri dal limite dell'area di rigore, calcio di punizione e carte. Cartellino giallo, il secondo per Ricchi che viene espulso. L'Empoli, tanto Fagioli pronto per l'esecuzione, va Fagioli con il destro, Saro con la punta delle dita la mette in calcio d'angolo. Altro Juventus che attacca ancora con Moreno, palla buona in area di rigore, conclusione, il gol della Juventus, Morrone, 4-4. La Juventus rimette tutto in equilibrio con Morrone che supera il portiere Saro sull'assist di Moreno ed è 4-4 a Monteboro. Said che controlla su questo lancio lungo, mette giù il pallone, entra in area di rigore, Said! Loria si oppone ma la palla rimane in possesso dell'Empoli che può provarci ancora. Finisce attore di gara, palla messa dentro, finisce qui 4-4, pareggio dopo mille emozioni fra Empoli e Juventus. Sì, sinceramente credo che un punto...